Pippo, senti, è iniziata una nuova stagione, una nuova avventura, oggi è una sgambata contro il Castel Fiorentino, 11 gol. Ti chiedo come sta andando questo ritiro, questa primissima settimana e come vi state trovando con mister Paolo Zanetti? Sì, è cominciato il ritiro, è cominciata la prima settimana, i carichi di lavoro oggi si sono fatti sentire, però abbiamo fatto una bella partita, la prima sgambata dell'anno. Sicuramente abbiamo cercato di fare quello che il mister ci ha chiesto, abbiamo cominciato la gara bene, con le giuste pressioni, con la giusta testa, poi è normale, era un test per noi non impegnativo come è normale, sono le prime amichevoli, però la settimana sta procedendo bene, il ritiro sta andando tutto bene, il mister si è presentato con tanta voglia, con tanta determinazione, e noi siamo contenti, stiamo cercando di seguirlo in tutto con le sue idee di calcio e sono sicuro che stiamo mettendo le basi di un qualcosa di bello. La cosa positiva, Filippo, è che avete provato a fare delle cose che solitamente non vengono istintive, ma c'è un lavoro dietro, segno che state recependo bene quelli che sono i dettami del nuovo allenatore, a cui tra l'altro hai fatto riferimento poco fa. Sì, hai detto bene, è da poco che lavoriamo insieme, però il mister ci ha già dato dei concetti sia nella fase offensiva che difensiva, oggi abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto, di lavorare sulle catene esterne. Ci abbiamo ancora tanto da lavorare, da capire bene quello che chiede, però ripeto, siamo tutti ragazzi che ci mettiamo sempre in discussione, cerchiamo di fare quello che ci chiede lui e lo staff, e quindi ripeto, sono molto fiducioso e molto convinto che possiamo fare qualcosa di divertente. Ciao, dopo l'addio di Romagnoli sei diventato uno dei giocatori, diciamo così, più longevi nello spogliatoio dell'Empoli. In questa prima settimana di ritiro, insomma, l'hai già sentita questa responsabilità di essere, diciamo, uno dei leader dello spogliatoio? Ma, per me è un onore, è una responsabilità positiva, perché sono qua da diversi anni, mi sento importante all'interno dello spogliatoio. Cerco di fare del mio meglio, e poi è normale che sono arrivati giocatori esperti e quindi daranno una mano e il loro contributo come lo cerco di dare io. Sono convinto che la squadra sarà il giusto mix di giovani e meno giovani e insieme creeremo un qualcosa di un vero gruppo come siamo riusciti a fare negli scorsi anni. Senti, riprendo le parole di Gianmarco, lui parlava di longevità, io ti possiamo già iniziare a chiamare Capitan Bandinelli, se questa cosa qua ti gratifica un po', magari ti fa anche, tra virgolette, paura. No, assolutamente, paura assolutamente. Positiva, ovviamente la positiva. Per me è un onore, ripeto, perché fare il capitano quando deciderà il mister, io sono a sua disposizione, se avrò la fascia sarà una responsabilità bella che cercherò di fare del mio meglio, perché l'anno scorso e l'anno prima c'è stato un capitano che ha fatto cose importanti, quindi cercherò di prendere spunto anche da lui e di dare un messaggio sempre positivo ai ragazzi che sono arrivati adesso e a quelli che ci sono da diversi anni per creare il gruppo, che è la cosa più importante che serve. Da capitano strappiamo la promessa che mandiamo ai tifosi di lottare al 110% per ottenere una salvezza che qua ad Empoli è sempre importante, la seconda non è mai scontata e sarebbe storica. Sì, assolutamente, questa è una squadra di persone serie, di ragazzi che daranno il 100% ogni volta che scenderemo in campo. Spero di riuscire a ripetere, parlo di gruppo, un'annata come quella precedente, perché è stata bella, è stata divertente con il nostro tifo in casa, ci siamo divertiti e quindi è importante ricominciare al meglio e in questo ritiro ce la metteremo tutta per capire quello che chiede il mister.